Buonasera e bentrovati a Notizie di Prato TG. Partiamo dalla triste storia dei furti all'ospedale di Prato. Una OS di 55 anni che prendeva i bancomat dei pazienti gravi, anche in pericolo di vita. A fare la scoperta sono stati i carabinieri. Sulla denuncia di un padre, dopo la morte della figlia, venivano prelevati dal suo conto delle somme. Sentiamo il servizio, tutti i dettagli. È accusata di aver rubato bancomat e carte di credito ai pazienti del Santo Stefano dove lavorava come OS da qualche tempo. Per questo motivo una donna di 55 anni di origine residente a Firenze è stata denunciata dai carabinieri di Prato per furto e utilizzo indebito delle carte di credito. La procura ha già chiesto a suo carico misure cautelari ancora non concesse dal GIP. La donna è stata messa in ferie forzate dall'ASL in attesa di chiarire la vicenda che, se confermata, porterà al suo licenziamento. In questo momento la persona non è in servizio, attendiamo la formalizzazione insomma da parte dell'autorità giudiziaria per poi attivare veramente anche l'ufficio provvedimenti disciplinari e tutto quello quindi che poi ne consegue. Le indagini sono partite il 5 giugno quando un uomo ha denunciato di aver scoperto una serie di piccoli pagamenti fatti con il bancomat della figlia cinquantenne malata oncologica terminale poi deceduta al Santo Stefano. Alcuni di questi pagamenti erano stati fatti anche il giorno del decesso della donna. I carabinieri hanno così acquisito i dati e visto che le spese ulteriori 25 euro per un digital PIN erano stati in alcuni mercati e farmacie. A inviare è bastato così acquisire le immagini delle videosorveglianze per vedere che carta era usata da 55enne che lavorava nello stesso reparto dove era ricoverata la paziente. A quel punto è scattata perquisizione dell'armadietto della donna, della casa e della sua auto. Proprio sotto i tappetini della vettura è stato trovato il bancomat della donna morta insieme ad altre carte risultate trafugate a pazienti gravi che erano ricoverati in ospedale. Dal conto della cinquantenne morta per tumore sono stati prelevati circa 500 euro. Il padre ci ha anche detto che quando tutto questo è finito la somma che è stata prelevata in maniera fraudolenta dal conto della figlia era dato in beneficenza. I carabinieri stanno indagando su almeno altri tre casi ed estenderanno gli accertamenti all'ospedale Le Scotte di Siena, dove la OS lavorava precedentemente. Non è una giustificazione, ma l'ha fatto per indigenza? No, credo di no, è una dipendente pubblica con uno stipendio adeguato, una casa, un'auto più che guata, per cui no, non l'ha fatto probabilmente pensava di farla franca, che la gente non se ne accorgesse, che presi dal dolore per la perdita di un proprio caro mettassero di far denuncia. L'Asto Scana Cetro, che ha collaborato da subito con i carabinieri, non ha ricevuto alcuna segnalazione da parte dei familiari dei degenti e dal personale su furti e su eventuali comportamenti anomali della OS. È importante che ci fosse anche oggi proprio per testimoniare che, ripeto, io in prima persona ma tutti i colleghi siamo fortemente scossi e siamo convinti che ovviamente qualsiasi tipo di comportamento di questo genere debba essere assolutamente bandito da parte di ognuno di noi. Dopo un piccolo incidente stradale in via Cavour, si è spacciato per appartenente alle forze dell'ordine e ha minacciato l'altro automobilista facendo vedere la fondina con dentro una pistola, poi rivelatasi un'arma giocattolo. Per questo motivo un pensionato di 67 anni, finora incensurato, è stato rintracciato e identificato dalla polizia che sta valutando la dinamica dei fatti per poi prendere provvedimenti nei confronti dell'uomo. A casa del pensionato sono state trovate sequestrate due pistole giocattolo, entrambe prive di tappo rosso. Cambiamo argomento, tornano gli iscritti per la maturità 2022, oltre 1800 studenti pratesi domani affronteranno la prima prova, quella di italiano. Sentiamo Alessandra Grati. Dopo due anni torna alla maturità in presenza con due prove scritte e un orale. Un ritorno alla vecchia formula con la differenza che non esiste più la terza prova e la seconda, quella di indirizzo, viene preparata dalla commissione, quindi varia di classe in classe. A Prato sono 1870 gli studenti che domani affronteranno il tema di italiano. Una prova che mette ancora più ansia rispetto agli standard che da generazioni si vivono la notte prima degli esami, visto che i maturandi del 2022 hanno vissuto gli anni difficili della DAD. L'Istituto Superiore con più alunni impegnati nell'esame di Stato è il Buzzi con 300, mentre al Copernico le femmine 160 prevalgono sui maschi 88, quadro inverso per il Marconi, dove la proporzione è 1100. Campanella per tutte le 8.30 e le tre arriveranno per via telematica direttamente dal Ministero. Come ogni figlia che si rispetti, inizia anche il toto traccia. Per l'attualità si parla della guerra in Ucraina dei 30 anni della morte di Falcone e Borsellino, mentre per la traccia di letteratura si vocifera di Verga. La commissione sarà composta esclusivamente dai membri interni e questo rassicura gli studenti.
Il colloquio orale, domani sarà estratta la lettera alfabetica del cognome con cui si inizieranno le interrogazioni, partirà dall'analisi di un materiale scelto dalla Commissione ed è prevista anche una domanda di educazione civica. Il colloquio si svolge alla mattina. Ora fame in tasca, amministratori comunali, in base alle dichiarazioni del 2021, i più ricchi sono due medici, sentiamo. I due medici Rosanna Sciombata e Luigi Biancalani si confermano i più ricchi tra gli amministratori del comune di Prato. Il dato è ricavato dai redditi 2020 dichiarati nel 2021 e pubblicati sul sito istituzionale in ottemperanza agli obblighi di trasparenza. Con 158.679 euro la presidente della commissione consiliare 5, medico di medicina generale, è la Paperon de Paperoni di tutta l'amministrazione comunale. Con 145.693 euro segue il collega in pensione, il vice sindaco con delega al sociale Luigi Biancani, che è più ricco della giunta. Restiamo dentro questo organo politico. Al secondo posto troviamo l'assessore alla mobilità e sicurezza Flora Leoni con 1.164 euro, somma la pensione da espedice della municipale e dell'indennità per il ruolo pubblico. Il sindaco Matteo Bifoni è terzo con 4.270 euro, sesto in classifica generale. Nella squadra di governo seguono pochi euro di differenza l'uno dall'altro, attorno ai 5.800 euro, gli assessori Aria Santi, Benedetto Squittieri e Cristina Sanzò, tutta in aspettativa. Subito dietro con 50.353 euro Valerio Barberis, assessore all'Urbanità urbanistica e alle opere pubbliche, che segue a tempo pieno tenendo in stand-by la professione di architetto. Fa altrettanto il collega della cultura e dell'immigrazione Simone Mangani, avvocato, che dichiara 47.965 euro. Luca Vannucci allo sport, dipendente CAP, guadagna 39.939 euro. L'assessore al turismo Gabriele Bosi nel 2020 non era in giunta e quindi nella sua dichiarazione troviamo solo lo stipendio da segretario provinciale del PD con un imponibile di 23.309 euro. Passiamo al consiglio comunale. Gli importi che seguono sono comprensivi dei gettoni di presenza, come Sciombata è sul gradino del podio. Sul secondo c'è un'altra rappresentante del gruppo Bifoni Sindaco, Teresa Lini, lavora nel settore e guadagna 85.501 euro. Il podio va della maggioranza perché sul terzo gradino c'è Giannetto Filli del PD Ingegnere con 76.022 euro. Quarto posto per il presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti del PD che con 50.077 euro dichiara l'indennità per il ruolo pubblico essendo in aspettativa come dipendente della pubblica assistenza. L'ingegnere Maurizio Calussi del PD, presidente della commissione urbanistica, dichiara 45.428 euro. Segue Marilena Garnier, dipendente dell'Agenzia delle Entrate, che con un imponibile di 44.211 euro è la prima dell'opposizione in classifica. Marco Wong del PD, dirigente di azienda, dichiara 42.119 euro. Sotto i 40.000 euro troviamo tutti gli altri consiglieri. Il comune di Prato è costretto a prelevare dal fondo di riserva per chiudere il contenzioso col CGFS SRL. Sentiamo. Si chiude con un accordo da 200.000 euro più IVA il contenzioso tra il Comune di Prato e il CGFS SRL, gestore delle piscine comunali fino al 2019, quando è stato messo in liquidazione per un buco di oltre 400.000 euro. Oggetto del contendere è il riconoscimento della clausola contenuta nel contratto di affidamento degli impianti natatori per la copertura dell'aumento dei costi non direttamente imputabili al gestore. Nel 2019 il CGFS presentò un conto da oltre 426.000 euro, ma senza una dettagliata rendicontazione, il comune rispedì al mittente tutto. Due anni dopo, nel 2021, il commissario liquidatore della società ha quindi fatto causa all'amministrazione comunale chiedendo 900.000 euro. La trattativa che ne è seguita ha portato le parti ad accordarsi su 244.000 euro. La somma sarà prelevata dal fondo di riserva che passa così da 386.000 euro a 142.000 euro. La transazione eviterà alle parti di comparire davanti al tribunale e dovrebbe chiudere definitivamente la vicenda. Ed è proprio questa appuntamento che ha costretto l'ente a prelevare dal proprio tesoretto anziché attendere le variazioni di bilancio preventivo del prossimo autunno. La trattativa stragiudiziale è stata lunga e si è conclusa a ridosso dell'udienza fissata per il 20 giugno. In questo modo si chiude il contenzioso senza ulteriori costi derivanti dalla prosecuzione della causa. I 200.000 euro del comune permetteranno al liquidatore di pagare una parte dei debiti lasciati dall'azienda. Tra l'altro lo stesso CGFS ASD, attuale gestore delle piscine, ha recentemente svalutato oltre 100.000 euro di crediti vantati nei confronti della SRL di cui era socio unico. E stamani è stata inaugurata a Spindles la maxi scultura regalata alla città dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. L'installazione è metafora della città che si rigenera e guarda al futuro. Alessandra Grati.
Spindol, l'installazione regalata alla città dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, è stata inaugurata. Nei giorni scorsi, squadre di operai hanno lavorato nell'area verde accanto all'ingresso del Misericordie Dolce a ritmo sostenuto per montare un'opera di 10 metri di altezza e larghezza, una profondità di 9, composta da 50 fusi in acciaio e metallo saldati fra loro. L'ultimo atto di questo consiglio è un dono alla città, una città che merita un riconoscimento per la capacità di rigenerarsi nonostante le difficoltà. Stiamo uscendo da questa pandemia, quindi ripartire dalla cultura, e questa è un'opera d'arte contemporanea pensata per la città. L'opera, costata 250.000 euro, sarà la porta d'ingresso per il futuro parco centrale. Prende spunto da degli elementi tecnici, i fusi per l'affilatura legati alla storia della produzione pratese, quindi un elemento tecnico che in qualche modo si astrae. Poi di fatto la scultura in sé prende una dinamica diversa, perché l'inserimento l'uno nell'altro mi dava la possibilità di parlare in un certo modo di un'idea di entità singolare, però relazionata a una pluralità. Il Comune di Prato ha concesso gratuitamente l'area dove è stata installata e si è assunto l'onere della realizzazione dell'opera di fondazione. Parco centrale, il progettista Michel De Vinci l'ha sempre immaginato come un parco destinato a un rapporto con la natura, ma anche con l'estetica e con l'arte. Quindi è proprio previsto che ci siano delle opere d'arte, e quindi noi oggi qui sostanzialmente stiamo costruendo un primo pezzo. Questa è la prima vera opera che viene realizzata e che dà l'anticipo di quello che sarà il futuro parco centrale. Notizie di Prato TG torna domani alla stessa ora. Grazie per averci seguito e buona serata.